Siamo stati all'esposizione Festival Il Cinema si Mostra, allestita presso la Galleria Spazio Immagini in via Solferino. La mostra propone delle fotografie del fotoreporter Gian Colombo, abile narratore del cinema europeo degli anni 50 e 60. Ritraendo spaccati quotidiani delle star della settima arte, Gian Colombo dà vita a una vera e propria passione del backstage ante litteram. Sarà possibile visitare la mostra fino al 14 luglio. Abbiamo intervistato il curatore della mostra, Matteo Giacomelli. È una galleria di fotografia vintage, quindi noi siamo specializzati in un tipo di fotografia originale d'epoca e in questo caso specifico abbiamo deciso di presentare una mostra su Gian Colombo, che è stato uno dei principali fotoreporter del dopoguerra italiano. È un fotografo nato a Venezia ma milanese d'adozione, che comincia a lavorare nel 1947 presso il Corriere Lombardo. Poi nel 50, visto che Milano è questo centro dell'editoria molto importante con tutte le riviste che venivano editate, lui fonda la propria agenzia che è la Gian Colombo News Photos, che insieme ad altre agenzie del dopoguerra come per esempio Farabola, Publifoto, appunto la Gian Colombo, sarà una di quelle agenzie che daranno un contenuto proprio visivo a una certa immagine dell'Italia di un'epoca. La mostra è incentrata proprio sulla fotografia dei festival del cinema, perché Gian Colombo copriva non soltanto il cinema ma anche la cronaca nera. Qui vi è una selezione di fotografie dalla Mostra del Cinema di Venezia e dal Festival del Cinema di Cannes. È una fotografia che ritrae e ferma un certo stile. Uno stile che è dato da un modo di vivere di questi anni, determinato appunto da un certo jet set che si muove da Cannes a Venezia, passando per via Veneto oppure la costiera amalfitana, ma anche una modalità di ritrarre che ha fatto scuola, perché poi non dimentichiamo che ancora non c'è la televisione e attraverso le riviste l'immagine di una certa Italia viene conosciuta in tutto il mondo. Colombo è stato da subito un grande amante del cinema e ha subito frequentato i principali festival del cinema. Dopotutto lui era nato a Venezia, quindi già nel suo, possiamo dire, DNA e nella sua storia vi era quella cinematografica. Gian Colombo contraddistingue una certa fotografia propria del dopoguerra italiano, che è una fotografia differente da quello che c'è stato prima, perché non dobbiamo dimenticare che durante il ventennio la fotografia e l'immagine era appannaggio dell'Istituto Luce, quindi vi era un certo tipo di fotografia, come dire, senza che emergessero degli autori, oppure vi erano altre agenzie come per esempio l'agenzia Stefani, che erano agenzie riconosciute. Nel dopoguerra italiano vi è un nuovo tipo di fotografia che si sviluppa anche secondo i nuovi consumi. Appunto, uno di quelli principali è quello dell'editoria. Quindi nascono, per esempio, anche delle modalità differenti di vivere e di relazionarsi. Questa foto qui è molto significativa di Anna Maria Ferrero, perché fa vedere un'Italia dove vi è stata anche questa invenzione della plastica, che ha portato alle pinne, alla maschera e quindi il tempo libero, che è una delle invenzioni proprio del dopoguerra. Prima non c'era questa possibilità di, come dire, dedicarsi a qualcosa di diverso rispetto al lavoro. Non dimentichiamo che questi sono anni sia del boom economico, che quindi introduce dei nuovi consumi, ma al tempo stesso ci sono tutte delle permanenze di quella vita durissima che era quella degli anni del neorealismo, che Bianciardi ha definito la vita agra. C'è questa foto per esempio di Paul Newman, particolarmente significativa, dove il diva americano si trova insieme ai gondolieri, dove lui è un divo internazionale, mentre questi uomini hanno delle facce molto segnate dalla durezza di un lavoro ancora legato alla fatica fisica. Un'altra cosa da dire è che gli attori diventavano un po' anche gli ambasciatori di una certa moda italiana che in questi anni, negli anni 50 e 60, ha fatto scuola, come per esempio Schubert oppure le sorelle Fontana. Per esempio in questa foto con questi abiti
molto disegnati sulla sua figura di Gina Lollobrigida, possiamo dire che certe fotografie facevano sì che un certo stile italiano fosse conosciuto veramente in tutto il mondo.